Ragazzi, ecco cosa rimane dei Viper dopo un atterraggio non molto consono. Se voi vedete bene, qua il carrello anteriore è completamente piegato, in questa zona, vedete? Qua sotto. Ma tanto volevo cambiarlo e metterci un carrello un pochino maggiorato in modo tale da evitare rimbalzi. Per quanto riguarda la coda, vedete che ha cappottato e è andato via questo pezzettino qua che comunque riesco lo stesso a ricostruire con legno o col polistirolo. Per quanto riguarda la capottina, vedete, è completamente sbriciolata. Qui, in questa zona, ci sono anche dei pezzi di erba all'interno. Questa è purtroppo irrecuperabile, magari recupererò il pilotino per qualche altro progetto. La parte peggiore dell'atterraggio è stata assorbita dall'ala. Vedete, in questa zona si è rotto il winglet e l'ala di suo, di qua, sembra soltanto segnata in questa zona. È rotto qua, ma se la guardiamo sotto è completamente aperta. Ho detto, non potendo riparare, mi sono organizzato con dei ricambi originali. Il primo ricambio è l'ala, chiaramente con tutto il suo hardware qua. Vedete, qui c'è il suo hardware, persino i winglet da incollare, vedete? Dietro è perfetta, ma come vedete manca completamente di hardware. Chiaramente ti vendono l'ala e tu devi smontare l'hardware vecchio e montarlo qua. Per quanto riguarda la capotina, eccola presente nel suo imballo, nella sua busta, ed è nuova, chiaramente questa non c'è niente da fare. Tu la prendi, butti quella vecchia e monti quella nuova. Ed ecco ragazzi, il lavoro finito sull'ala. Qui vedete l'ala vecchia, quella a cui mancava il famoso terminale alare. Vedete qua ancora la piega. Qui l'ala completamente rotta, distrutta, ed eccola finalmente la nuova ala. Già si vedono qua i plug dei servocomandi che ci sono nelle ali, quindi ci sono gli alettoni, i carrelli, i flap, eccetera. Quindi vedete la superficie completamente bianca, adesivi non ce ne sono, queste sono verniciature del polistirolo che sono state date dalla fabbrica. Avete visto, ho montato anche i winglets da una parte e dall'altra. Sotto vedete i carrelli che li ho lasciati aperti, li ho smontati così, li ho lasciati così, poi dopo devo collegare tutto per vedere se è tutto a posto. I servocomandi montati nell'ala, far passare i fili è stata una cosa molto difficile, sembra facile ma in realtà non lo è, perché i fili venivano fuori soprattutto in questa zona come volevano loro. Quindi mi hanno detto i servocomandi dall'altra parte, ho dovuto mettere a posto anche le squadrette. Infatti, se vedete, questa squadretta è venuta un pochino incollata in qualche modo, ma è venuta incollata. È incollata, questa è la cosa fondamentale. Diciamo che la fusoliera ha due grossi problemi dopo l'impatto col terreno. Come vi ho già detto, il carrello, e infatti qui dovevo montare un carrello nuovo, metterò fra l'altro un carrello rinforzato per poter evitare che si pieghi un'altra volta. L'ho già montato sull'altro Viper, il suo gemello, e funziona benissimo. E poi il terminale del direzionale, vedete qua che è tutto scassato. Questo è il terminalino del direzionale che ho raccolto da terra. Però il problema è che secondo me dovrebbe essere messo in questa posizione così, e ci manca, come potete ben vedere, un sacco di spazio in questa zona, perché lui non può essere incollato così, deve essere incollato chiaramente parallela a questa linea. Non so se riesco a farvela vedere, magari con un ingrandimento dopo con lo zoom, deve essere parallelo, e qui chiaramente dovrà essere riempito con qualcosa. Quindi i casi sono due: o riutilizzo questo pezzettino, oppure taglio di netto questo pezzo e lo rifaccio direttamente con il legno. Sono passato alla videocamera manuale per farvi vedere che ho dovuto smontare il direzionale per poterci lavorare meglio. Vedete infatti qua i buchi delle viti di fissaggio del direzionale. Le viti sono queste per evitare di perderle, e poi questa vite che invece l'ho lasciata lì fissata. Questa è la spinetta del servocomando del direzionale, che chiaramente è rimasta orfana, quindi l'ho messa lì per evitare che cadesse dentro la fusoliera. Quando ho staccato il direzionale dalla fusoliera, mi sono reso conto che in questo punto, non so se riesce a vedere, forse se avvicino un pochino, vedete che qui è criccato, e anche dall'altra parte si vede, vedete il polistirolo che fa questa piega un po' strana. In realtà è un
crepa che ha tutto spessore, praticamente ha staccato questo pezzo, l'ho già incollato con un pochino di ciano acrilato apposito per il polistirolo. Per quanto riguarda il finale del direzionale stesso, come vedete qui ho già provveduto a incollarlo con un pochino di vinilica, meglio di Art Attack, vediamo se si vede bene. L'ho attaccato con un pochino di vinilica e sto già provvedendo a stuccare tutta la parte che poi dopo andrò tranquillamente a carteggiare. Ho già creato anche le mascherature per evitare di andare sulle parti che non mi interessano. Alla fine di 3 giorni estenuanti di lavoro su questo terminale il risultato mi soddisfa abbastanza, non completamente. Comunque vi faccio vedere cosa ho fatto. Visto che in questa zona c'era tutto quello scasso che non so se vi ricordate dalla tranche precedente, l'ho dovuto tutto riempire con il filler di polistirolo e poi dopo stuccare, ho dato una mano di primer a base di colla vinilica, è praticamente colla vinilica liquida verniciabile, e sopra ho spruzzato questo verde inglese, tipo verde lotus. Visto che ha sbordato nella parte bianca purtroppo, ho dovuto ripassare tutto bianco con una vernice bianca a pennello. Si vede che un pochino non è preciso, però insomma il risultato è abbastanza buono. Questo da questa parte. Dall'altra parte il risultato è questo, un pochino più pulito, anche se qui lo scasso era maggiore, quindi non so come mai mi sia riuscito così. Questo verde mi piace molto, vedete la differenza fra il blu originale, il nero e il verde, diciamo che lo renderà unico nel suo genere al campo volo. In questa zona ho dovuto mettere 2 pezzi di nastro adesivo perché vi ricordate che avevo detto la cerniera si stava strappando per poterla tenere solidale in volo e non perdermela in giro. Ragazzi, non la scappo, adesso mi tocca mettere a posto la fusoliera, soltanto nella parte del carrello, vedete il carrello si è tutto storzato, anche aprire uno scasso profondo in questa zona perché voglio proprio cambiare completamente il sistema d'ammortizzazione in modo tale di non avere più problemi in atterraggio. Ho deciso di cambiare il carrello originale, costituito da un filo di acciaio armonico molto debole e sottile, con questo carrello che è un carrello rinforzato e ha la stessa possibilità di montaggio dell'altro perché le viti di ancoraggio sono identiche. In più il suo sistema di ammortizzazione è del tutto particolare, simile agli aerei veri, quindi è formato da una asse principale che scivola all'interno di un canotto. L'asse principale è fissato con una molla in modo tale che quando lui atterra in maniera abbastanza violenta può essere ammortizzato in questo modo, vedete? Questo è il lavoro finito, carro ammortizzato, qui il radiocomando con il suo controllo per i carrelli, sentite. I carrelli funzionano perfettamente anche con il direzionale, funziona tutto alla perfezione. Questo è il modello finito, guardate che bello, così come sempre il Viper. Notate l'ala senza le 3 calcomanie perché chiaramente non sono state fornite nel kit di montaggio e penso che possano andare bene così. Ho ancora l'ala vecchia, proverò a staccare quelle vecchie e metterle qua, ma non voglio rovinare tutto il lavoro. Sono particolarmente orgoglioso di questo direzionale, guardate come è venuto bene fondamentalmente. Le ali e là in fondo si nota il carrello. Ecco ragazzi, la sua capottina ancora nella busta, ora la tolgo dalla sua busta e la mettiamo direttamente sul modello insieme. Scusatemi per questa location, ma nel mio laboratorio non ci stava. Voilà, il modello è pronto di nuovo al volo. In mezzo a questi 2 Vector non mi rimane altro che salutarvi e a Dio piacendo ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!